Eccoci qua, buonasera. Una incursione nello studio di Mecenate che ringrazio per questa ospitalità, per un atto doveroso, perché il 25 di marzo del 1957, esattamente 60 anni fa, a Roma venivano firmati i trattati costitutivi di quel che oggi noi viviamo come Unione Europea. Andiamo a vedere un documento importante, Settimana Incom, proprio di 60 anni fa, che va ad attestare quello che stava succedendo nella nostra capitale. Giungono all'aeroporto di Ciampino il ministro degli esteri belga Paul-Henri Spaak e il suo collega lussemburghese Beck. Li ritroveremo al romano Campidoglio, insieme ai rappresentanti di Francia, Italia, Germania occidentale e Olanda, che si accingono a sanzionare l'atto di nascita di quei fondamentali strumenti di una nuova Europa concorde e laboriosa che sono il mercato comune e l'Euratom. È giorno di grandi speranze questo. Speranze che sarà compito dei figli della vecchia gloriosa Europa tradurre in realtà. Ecco il capo del governo olandese Luns, il ministro Spaak, il cancelliere della Germania occidentale Adenauer. La cerimonia della firma si svolge nella sala degli Orazi e Curiazi. Nessun particolare arredamento era stato predisposto, quasi a sottolineare con la disadorna semplicità la solennità del momento. Il sindaco Tupini, porgendo il benvenuto agli ospiti, esprime l'orgoglio di Roma per essere stata scelta a sede del memorabile avvenimento. Adenauer afferma come i due trattati costituiscono una tappa decisiva dell'Unione Europea. Prendono successivamente la parola gli altri firmatari. I discorsi vengono simultaneamente tradotti in francese, tedesco, italiano e olandese, le quattro lingue della comunità europea. Quindi il solenne momento della firma. Per la Francia il ministro degli esteri Pinault e il segretario di Stato Faure e via via gli altri rappresentanti, due per ogni nazione. Per l'Italia siglano il documento il capo del governo Segni e il ministro degli esteri Martino. L'ultima firma è apposta esattamente alle ore 18:51 del 25 marzo 1957. Un'ora e una data che aprono un nuovo fecondo capitolo della storia d'Europa. Un sacco di gente, come avete visto, gente tutta lì a firmare dei trattati importanti che pongono fine a una situazione che il nostro continente aveva subito, una situazione che ci aveva portato a ben due guerre mondiali e veramente a uno stato di perenne inimicizia. Inizia un percorso particolare per l'Europa, un percorso che è stato ben descritto proprio dall'allora sindaco di Roma, l'onorevole Tupini, che in quell'occasione, nel discorso inaugurale, disse queste parole. Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che hanno sì nel loro attuale contenuto particolari obiettivi economici e sociali, ma che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Si tratta di avviare a unità e armonia i popoli di questa vecchia Europa, che superati finalmente i contrasti che l'hanno nel passato divisa, lacerata, depauperata, è destinata a riprendere con tutte le sue nazioni una funzione che non vuole essere di dominio, ma di armonia, di equilibrio e che diventi fattore possibile di convergenza fra tutti i continenti. Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori, assista e renda operante e costruttiva la vostra fatica. Questo è il voto di Roma che vi accoglie in Campidoglio, sul colle cioè, che nel salone di Giulio Cesare, destinato alle nostre riunioni consigliari, è definito, dopo il Golgota, il colle più sacro del mondo civile. Campidoglio e Golgota, un accostamento però non tanto peregrino, perché in fondo l'Europa proprio da lì deriva, da un Golgota, da una sofferenza indicibile che è stata quella della Seconda Guerra Mondiale.
ma in quel momento, in quel 25 marzo di 60 anni fa, iniziò un qualcosa di diverso, forse un qualcosa di importantissimo nella storia del nostro continente. Ma noi oggi non vogliamo parlare esclusivamente dell'Europa delle istituzioni, vogliamo parlare soprattutto dell'Europa delle persone, e per questo motivo questa trasmissione ha avuto l'idea di intervistare europei che vivono in Italia e chiaramente italiani che vivono in Europa, che vivono e lavorano fuori, proprio per dimostrare che la nostra ormai non è un'Europa soltanto delle istituzioni, ma fondamentalmente delle persone. Iniziamo con un artista tedesco che da parecchio tempo vive in Italia, Manfred Flüge. Manfred, ma almeno culturalmente noi europei siamo uguali? Sì, culturalmente abbiamo tantissime cose in comune. Io per esempio nella scuola ho imparato il latino, che è la lingua franca del vecchio Europa, che insieme col greco, che ho imparato anche quello. Ho dimenticato molte cose, ma qualcosa c'è. È rimasto. Comunque... I romani italiani hanno invaso Germania, la Germania ha invaso Italia, insomma ci sono state comunque sempre anche molte cose culturali, di buoni scambi per i ultimi due millenni che si sono influenzati a vicenda. In Germania tanti artisti italiani nel barocco hanno fatto certo. Molte costruzioni. E viceversa anche qui, insomma, i Longobardi venivano da Germania Nord che c'era, hanno fatto il Regno d'Italia, che poi è stato insieme con il Sacro Impero Romano, insomma, storicamente tantissime. Ogni movimento che c'è stato in Europa è stato anche internazionale. Certo. E allo stesso tempo la espressione della stessa cultura. Quindi non possiamo prescindere gli uni dagli altri, non possiamo più stare separati? Secondo me no, secondo me non solo per questioni di che siamo forzati di stare insieme, ma anche perché abbiamo tante cose culturalmente in comune. Una coinè. Una coinè. E spazio che più grande come Europa allarga anche la vista, insomma, di ogni individuo, perché sì, secondo me, se vogliamo preservare la cultura europea dobbiamo intraprendere anche nuove strade. Certo. Insieme. E come la miglioriamo questa Europa? Secondo me deve essere più democratizzata. Per cui Bruxelles deve essere tutta una elezione diretta, con proprio un premier europeo, diciamo, un governo europeo. Comunque, Europa oggi è già anche un esperimento che ha molte tradizioni, perché per esempio il Sacro Impero Romano era tutto una cosa di continuamente di trattamenti e compromessi fra tante cose diverse. Tante opinioni diverse, che a volte è un po' faticoso, ma vale la pena, insomma, meglio di spaccarsi la testa a vicenda. Certo. E questo è successo molte volte, troppe volte. Troppe volte. E se ora ricapita una frammentazione, ricapiterà anche quello. E per dare spazio anche a chi invece ha fatto il percorso contrario, cioè dall'Italia si è mosso verso la Germania, abbiamo intervistato Davide Peris, che è un medico italiano trasferitosi in Germania. Le barriere ovviamente non ne ho trovate, e questo, diciamo, è uno dei vantaggi importanti che l'Europa ci ha dato. Questo però non prescinde dal fatto che poi ci sia una sorta di selezione naturale in tutti i campi lavorativi, per cui anche se si emigra tra virgolette in un'Europa dove siamo tutti cittadini europei, a livello culturale rimane poi sempre una differenza sostanziale, e la differenza sostanziale culturale tra Germania e Italia è grande, è molto importante, l'ho riscontrata, l'abbiamo riscontrata come famiglia all'estero. Noi poi viviamo in una Germania particolare, nella Nord e Westfalia, una zona ricca, e in una zona residenziale lontano dalle grandi città.
Quindi questo ci ha da una parte favorito, da una parte c'è sempre vantaggi e svantaggi in questo equilibrio. Se è importante che l'Europa possa fornire la possibilità di spostarsi all'interno di questa grande nazione polivalente, ma poi le differenze culturali comunque restano. Ma queste differenze possono essere superate? Possono essere diminuite, non completamente superate, perché c'è una matrice culturale che da millenni è diversa, però ci si può lavorare sopra e si possono superare molte barriere possono essere superate. Per esempio, noi siamo molto vicini all'Olanda e già là si vede che come si dice, i confini tra le culture sono già molto più livellati. In Germania, nella nostra zona e vicino alla nostra zona c'è una grandissima presenza di popolazione turca. E loro, per esempio, hanno una grossa loro è un grosso problema per loro integrarsi via proprio per motivi culturali, perché tutta la generazione dei padri che sono venuti negli ultimi 30 anni, la prima generazione che si è trasferita qui, per esempio, tutto il genere femminile non si è assolutamente integrato perché per cultura restano a casa. E ancora ci sono conosciuto anche personalmente donne che da 30 anni stanno lì e ancora non parlano assolutamente tedesco. Il figlio di due italiani nato in Germania è italiano o tedesco? Questo lo deciderà lui. Io amo pensare che lui sia italiano e noi lavoriamo per fargli conoscere la cultura da cui proviene. Poi sarà per lui, è per lui ovviamente un regalo, tra virgolette, la possibilità di conoscere bene due culture, due lingue e, perché no, anche due nazionalità. E in una trasmissione che parla di Europa non poteva mancare chi in Europa c'è stato davvero. E quindi abbiamo qui con noi, grazie per essere venuto, Alessandro Battilocchio, onorevole europarlamentare. Alessandro, ma come funziona Bruxelles? Diciamo, io dicevo spesso che Bruxelles è un mare magnum all'interno del quale tutti i pesciolini debbono imparare a nuotare, perché è un meccanismo gigantesco in cui, diciamo, io ho avuto la fortuna e il privilegio di potermi tuffare da giovanissimo. Io sono stato il parlamentare più giovane della legislatura 2004-2009. E, tra l'altro, come sapete, Bruxelles è una delle due città in cui si svolge l'attività del Parlamento perché, per una regola, ahimè, molto arcaica e io spero in futuro sarà rivista, per 3 settimane al mese i parlamentari si riuniscono a Bruxelles e per una settimana al mese si riuniscono a Strasburgo per tutta una serie di ragioni, diciamo, Non è un simboliche. discorso turistico, diciamo, è Esatto. previsto, insomma. Però questo comporta, per esempio, che adesso molto meno perché è tutto, diciamo, computerizzato e informatizzato, però che decine di treni speciali carichi di documenti partivano da Bruxelles a Strasburgo e comunque sia, ogni volta che c'è la seduta su Strasburgo, circa 5.000 persone si spostano da Bruxelles a Strasburgo, invadendo questa cittadina che diciamo è onorata di ospitare la sede del Parlamento europeo per le plenarie, però ecco, vive poi modalità organizzative con un certo affanno. A Bruxelles comunque è la sede principale, c'è il lavoro delle commissioni che generalmente si riuniscono dal martedì al giovedì, mentre i lavori preparatori si svolgono il lunedì. C'è sempre su Bruxelles la vita dei gruppi politici e la vita diciamo, delle varie delegazioni nazionali, perché gli europarlamentari rappresentano ovviamente in primis il loro paese e sono poi inseriti all'interno di una delle grandi famiglie europee, quindi nei gruppi politici.
È una discussione che diciamo, spesso è accesa perché alcuni paesi, quando si parla delle mucche della Westfalia, diventano tutti compatti. Noi diciamo, generalmente ci articoliamo molto di più, a volte scambiando Bruxelles e Strasburgo per Montecitorio o Palazzo Madama. In realtà le funzioni sono totalmente diverse e dovremmo anche noi entrare in questo tipo di meccanismo. Una cosa importante è il fatto che diciamo, adesso abbiamo il Presidente del Parlamento europeo, dopo tanti anni torna all'Italia, quindi una delle tre istituzioni comunitarie è guidata da un italiano, da Antonio Tajani, che diciamo, ha raggiunto una maggioranza molto ampia, devo dire anche con il supporto di molti italiani provenienti da gruppi politici diversi, e questo secondo me è un segnale politicamente incoraggiante. Bruxelles è una città, anche grazie al Parlamento e alla Commissione, molto viva, perché attorno al Parlamento poi orbitano ovviamente tutti gli assistenti, tutti gli stagisti dei vari gruppi politici, pertanto è un ambiente molto molto dinamico e frizzante, e tra l'altro ecco un invito che io faccio anche ai tanti ragazzi locali che si avvicinano magari a scienze politiche come facoltà universitaria: Bruxelles è una palestra veramente veramente importante. Una delle cose che diciamo di cui io vado più fiero è che nel corso del mio mandato circa 2.500 ragazzi di Civitavecchia, del comprensorio, ma anche delle altre regioni, sono venuti a Bruxelles per vivere, diciamo, da protagonisti almeno 3 giorni di Parlamento europeo. Sono istituzioni aperte e quindi sono piccole opportunità che sarebbe sempre importante saper cogliere. Ecco, e questo infatti è sicuramente un discorso importante, anche perché almeno l'Europa si conosce bene. Noi abbiamo un video per conoscere bene più che altro le istituzioni europee. Lo vediamo insieme. Le istituzioni europee, Parlamento europeo, è l'unica istituzione democraticamente eletta dai cittadini dell'Unione. Ha il compito di proporre, consultandosi con il Consiglio europeo, il nome del candidato per il posto di Presidente della Commissione UE. Deve poi approvarne o bocciarne la nomina, così come deve fare con gli altri componenti dell'esecutivo europeo. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento, che tiene i suoi lavori nelle sedi di Bruxelles e Strasburgo, ha visto crescere i suoi poteri ed ora deve approvare la maggior parte delle proposte legislative attraverso la procedura di codecisione. Commissione europea svolge la funzione esecutiva vigilando sulla corretta applicazione dei trattati e delle norme europee e proponendo proposte di regolamento e/o direttive. È composta da 28 membri, compreso il Presidente. Si unisce almeno una volta alla settimana ed è articolata su direzioni generali che si occupano di tematiche settoriali. Della Commissione fa parte, con la carica di vicepresidente, anche il ministro degli esteri dell'Unione. L'esecutivo europeo esercita poteri di indirizzo e controllo anche nel campo delle politiche di bilancio degli Stati membri, nonché in materia di concorrenza. Ecco, così magari abbiamo delle idee un po' più chiare su quelle che sono le istituzioni europee. Stavamo dicendo con Alessandro Battirocchio, che appunto ha avuto questa bellissima esperienza da europarlamentare. Vi faccio una domanda forse un po' banale, ma quando poi, insomma, uno si andava a prendere un caffè con i propri colleghi, no? In che lingua parlavate? Mi sembra una domanda molto pertinente. Allora, una cosa importante da sottolineare è che in aula ogni parlamentare ha la piena, e anche in commissione, la possibilità di parlare la propria lingua d'origine. Quindi c'è un sistema veramente molto macchinoso, gigantesco di servizi di traduzione e di interpretariato, circa 3.500 interpreti solo nel Parlamento europeo, però tutti i 28/27, perché la Gran Bretagna sta uscendo, stati hanno la possibilità di avere parlamentari che parlano nella loro lingua. E qual è il problema? Che poi fuori dall'aula, l'inglese e il francese diventano un passaporto Certo. imprescindibile, e su questo devo dire che, ahimè, l'Italia non sempre ha brillato. Nel corso del mio mandato, su 73 eurodeputati, diciamo che abbondanti 60 avevano problemi con
il francese e l'inglese. Però magari ci si faceva capire a gesti, visto che noi italiani siamo bravissimi, esatto, siamo a muovere le mani, vero? Diciamo, poi chiaramente con gli altri eurodeputati a volte ci sono anche delle barriere linguistiche. Tu citavi il caffè, il caffè a Bruxelles è veramente un'impresa, anche perché, per esempio, anche all'interno del Parlamento europeo ricordo che il problema di avere un caffè corto era sostanzialmente insormontabile, perché loro, anche proprio i ragazzi che stavano al bar, dicevano: ma se voi potete avere una tazza grande di caffè, perché ne volete poco? E la differenza fra il poco e il corto era qualcosa difficile da far capire. Difficile da, certo, da certo, far esatto. capire. Un'ultima domanda, anche questa forse può sembrare banale, ma tu avvertivi nell'aula, insomma, di Bruxelles quelle piccole differenze culturali, forse un po' stereotipate, no? Non so, gli scozzesi sono tirchi, gli italiani sono spaghettari, eccetera, eccetera. Diciamo che chiaramente sì, e ogni popolo aveva delle caratteristiche che contraddistinguevano la propria azione, e questo era evidente anche nelle piccole cose, assolutamente sì. Noi, ecco, però venivamo e veniamo ancora salutati come il popolo comunque solare in cui... Ecco, un paese in cui si vive bene, però il motto dell'Europa è uniti nelle diversità, quindi la sfida del futuro è proprio saper coniugare queste diversità e portarle all'interno di un percorso comune che, diciamo, dopo, ecco, tra pochi giorni, oggi anzi festeggiamo i 60 anni dei trattati di Roma. Allora era un grande sogno, oggi l'Europa è una realtà, anche se sono di fronte a noi presenti delle sfide importanti che speriamo riusciremo a vincere. Torniamo all'Europa delle persone e sentiamo ancora un'altra testimonianza, la testimonianza di un'insegnante spagnola che vive e lavora da parecchio tempo qui in Italia. Si possono superare le differenze culturali? Sì, esiste la possibilità, anche perché io li ho superato quando sono arrivata in Italia. All'inizio ero sempre una straniera, mi parlavano della straniera, invece adesso no, sono una di loro, formo parte della comunità. Bisogna lavorare sull'istruzione? Sì, bisogna lavorare, ma soprattutto anche dal punto di vista educativo. Educare i ragazzi da piccoli all'integrazione, alla partecipazione di tutte le persone che non sono del posto. Cos'è che non va in questa Europa? Non va le differenze, parlare di differenze, di disuguaglianza, questo è quello che non va. È sempre anche un motivo usato dal punto di vista politico, propagandistico, per attirare i voti, purtroppo. Ancora una testimonianza, un amico, un ragazzo che si è spostato invece da noi nella lontana Irlanda. Damiano Celestini. La prima domanda: se l'Europa è un'opportunità? Sì, è un sì grosso come una casa, gigantesco, e soprattutto è stata un'opportunità per me per cambiare vita, ma soprattutto per cambiare carriera. E, è tuttora... un'opportunità, c'è l'opportunità di capire che non è mai troppo tardi, che si può vivere una vita più tranquilla, e ci sono le opportunità e le possibilità per cambiare rotta nel momento in cui magari si capisce anche che gli studi che uno ha fatto o il lavoro che uno vuole fare non sono più praticabili, o semplicemente non lo vuoi più fare. Perlomeno qui a Dublino c'è l'opportunità, in un modo o in un altro, di riciclarsi, o in maniera più figa reinventarsi. È un'opportunità che va, secondo me, che deve essere parte della crescita di qualsiasi persona sia in Europa. Per quanto riguarda l'Italia, io faccio parte di una generazione che è quella dei cervelli in fuga. Noi normalmente andiamo via dal paese che abbiamo quasi 30 anni, se non di più. Abbiamo sta cosa che, oddio, me ne vado dal mio paese perché non mi vuole, non c'è lavoro, che disgrazia. Sì, è vero, io ho la testimonianza di questo, ne sono andato via a 30 anni dopo una vita di precariato, quindi sì, è vero. D'altro canto, però, è un'opportunità, nel senso, quindi, secondo me, che sia per motivi di studio, che per motivi di lavoro o scelta di vita, o tutte e tre le cose. Quindi, secondo me, ci sono due Europe. C'è un'Europa fatta di persone, che è quella
perlomeno soprattutto della mia generazione, che ormai non vede le differenze tra un paese e l'altro in maniera troppo marcata, ed è una cosa normale cambiare da un paese all'altro, muoversi e sfruttare questa facilità nella mobilità che noi diamo un po' per scontato, ma se non sei europeo te lo dovresti ricordare che tu hai l'opportunità di cambiare paese con molta più facilità rispetto agli altri, quindi è un vantaggio. Quando si parla di Stati Uniti d'Europa a me viene un po' da ridere, perché innanzitutto perché comunque le differenze ci sono, inevitabilmente, però Stati Uniti significa anche stati uguali e non sono e non c'è egualità, non c'è uguaglianza tra i diversi stati, quindi secondo me quella dovrebbe essere una cosa che andrà migliorata se si vuole tenere l'Europa nell'Europa unita, andrà migliorata anche perché le elezioni, la Brexit, tutto quello che sta succedendo è la chiave dimostrazione che il populismo si nutre di questo e non credo che faccia bene a nessuno. Quindi un saluto a tutti, ciao. È indubbio però che Europa, soprattutto adesso, significa un dibattito particolare. Nei nostri giorni, soprattutto dal momento in cui nel 2002 è entrato in vigore la moneta unica, cioè l'euro, da più parti si leva la voce del dissenso, se volete, o comunque di un dibattito abbastanza continuo. E allora, Europa sì o Europa no? Lo abbiamo chiesto a due parlamentari, due esponenti, ovviamente di due gruppi politici diversi tra loro, europeista convinta la prima, anti-europeista convinto l'altro. Onorevole Tidei, lei è una convinta europeista. Perché? Ma perché credo che l'Unione Europea, al netto dei grandi limiti che chiaramente deve superare, intanto abbia garantito in questo continente 60 anni di pace. E questo non è poco e non è affatto scontato, perché in tante aree del mondo i conflitti si sono moltiplicati. Poi perché comunque ha garantito anche un certo livello di benessere fino a un certo punto. Quindi io credo che comunque sia un progetto ancora valido, perché maggiore integrazione ha voluto dire maggiore integrazione economica, ma ha voluto dire anche diffusione di un po' di benessere. Certo è che questa crisi lunghissima di quasi 10 anni ha lasciato sul campo morti e feriti e sicuramente noi dobbiamo correre ai ripari, e quella che c'è oggi è un'Europa che non ci piace, però credo che comunque non ci sia via d'uscita all'Europa. L'Italia, così come i singoli stati nazionali, oggi va di moda tornare sovranisti, non hanno futuro. Voglio dire, la nostra moneta chiaramente sarebbe oggetto di grandissime intemperie finanziarie, ma a parte questo saremo tutti un po' più soli, anche perché le sfide che oggi ha il mondo, penso dal terrorismo, alla sicurezza, all'immigrazione, non hanno bisogno di singole individualità, hanno invece bisogno di letture più profonde innanzitutto, ma anche di maggiore coesione, perché io credo che più uniti si può veramente essere più forti, e soprattutto di fronte a quello che sta succedendo nel mondo, al moltiplicarsi dei conflitti, a un Medio Oriente, un Mediterraneo in fiamme, questo ce lo dobbiamo dire, l'Africa che demograficamente sta esplodendo, dove comunque c'è tantissima migrazione, non solo rifugiati politici, ma anche migrazione economica. Noi dobbiamo sicuramente stare più insieme, mettere in comune maggiori strumenti, modificarla questa Europa, perché è vero, non ha funzionato tutto. E quindi penso per esempio, voglio dire, a tutte le questioni relative all'immigrazione. È evidente che noi siamo in una crisi di coesione, di solidarietà, tante gestioni sono ancora gestite a livello dei singoli paesi membri, e quindi questo non va bene. Dovremmo agire, insomma, modificare l'Europa in questo senso? Certo, per esempio, a mio avviso l'Europa ha due velocità, più velocità, che è venuta fuori, anche se ne sta parlando molto in quest'ultimo periodo, è giusta, perché sicuramente si può lasciare una zona ampia di cooperazione economica, che è l'Europa 27, e poi una zona più piccola di maggiore integrazione politica, dove quei paesi che credono di più l'Europa, e in cui l'Europa, l'Italia da paese fondatore dell'Unione deve necessariamente stare nei vagoni di testa di questo treno, potrebbero creare una zona magari più piccola, più integrata però, di cooperazione politica, che sappia mettere insieme per esempio risorse per la sicurezza, per la difesa. Parliamo sempre di Schengen della difesa. Io sono convinta che noi dovremmo, la comunità europea di difesa fu un fallimento, quindi non è mai nata, per la verità, insomma. Proprio questo, infatti, perché noi abbiamo parlato, e stiamo parlando ovviamente dei 60 anni, del passato, ma bisogna anche guardare al futuro. A parte l'immigrazione, quali altre sfide, secondo lei, attendono l'Europa? Terrorismo, che non è coniugato, cioè io non credo, non dico mai il binomio immigrazione e terrorismo. Sono purtroppo convinta che alcune storie di terrorismo sono storie di
mancata integrazione, perché magari sono cittadini francesi o belgi, figli di immigrati, che qui non hanno poi trovato una loro dimensione e quindi non si sono mai sentiti accettati dal paese che pure, dove pure sono nati, perché comunque molti di coloro che hanno comunque compiuto attentati erano nati in Francia piuttosto che in Belgio. Poi c'è da fare tantissimo, per esempio per quello che riguarda il terrorismo, adesso noi approveremo alla Camera una legge per esempio contro la radicalizzazione, perché per esempio ci siamo resi conto che comunque questo è un fenomeno sempre più forte, cioè persone che già sono qui che comunque vivono fenomeni di radicalizzazione. Pensiamo a quello che succede dentro le nostre carceri, tra l'altro lo stesso Hamri era passato per diverse carceri italiane. Quindi va sicuramente modificata. Larga zona di cooperazione economica, più stretta zona di cooperazione politica per chi vuole starci e per chi vuole risolvere dei problemi, diciamo, tutti insieme. Onorevole Picchi, perché Europa no? Allora, bisogna chiarire una cosa, noi ci sentiamo europei, noi siamo assolutamente contro quella che è attualmente l'organizzazione dell'Unione Europea, che è una cosa ben diversa. Oggi l'Unione Europea rappresenta un'organizzazione fortemente burocratica che non risponde più agli interessi dei cittadini, è un'Unione Europea dove, anziché, voglio dire, valorizzare le differenze che ogni paese, ogni popolo membro dell'Unione aveva, si è finito per mortificarle. Da quando siamo passati, voglio dire, col Trattato di Lisbona, e quindi l'integrazione europea è diventata più stretta, si sono ampliati il divario tra la parte sud dell'Europa e la parte nord, e tutte le politiche che vengono messe in pratica confermano che in realtà, anziché andare verso una convergenza, si va verso una divergenza. Questo ha creato per un paese come il nostro gravi difficoltà. L'euro è stato un elemento ulteriore di impoverimento del popolo italiano e della produttività e dell'industria italiana, e per questo noi non possiamo che essere contrari sia alla moneta unica che all'architettura dell'Unione Europea così com'è. Senta, onorevole, ma non sarebbe possibile in qualche modo modificarla questa Europa, migliorarla? Assolutamente sì, noi siamo assolutamente favorevoli a una riscrittura profonda dei trattati, questa è la via maestra. Ci rendiamo conto però che senza uno shock forte l'Unione Europea non comprenderà. Basta vedere oggi che cosa le affermazioni, lo sciagurato del presidente dell'Eurogruppo e ministro delle finanze olandese disse: però questa non è l'Europa che noi vogliamo. Quindi crediamo che una riscrittura profonda dei trattati vuol dire mettere in discussione quello che oggi sta facendo l'Unione Europea. Qui non è questione di Europa più velocità, qui bisogna capire che i parlamenti nazionali devono avere la parola finale sulle proposte che vengono prese, su ciò che viene deciso a Bruxelles. Questo è riprenderci la nostra sovranità. Beh, che l'Europa non sia perfetta è fuori discussione. Ma partiamo un attimo da quel momento iniziale, perché in fondo tutto è nato dal sogno di Altiero Spinelli e da quel famoso manifesto di Ventotene che uscirono praticamente nel lontano 1941, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa, e abbiamo assistito al crollo progressivo sotto i colpi di Hitler di tutta l'Europa, salvo l'Inghilterra. Un tipo di guerra completamente diverso da quello che era stato la prima guerra mondiale, dove invece ogni Stato era rimasto chiuso in sé e abbastanza capace di difendersi. Invece questa volta proprio sono stati stritolati, e poi chi ha stritolato è stato stritolato peggio di tutti gli altri, cioè i tedeschi stessi. Il vecchio sistema europeo se n'era andato a gamba all'aria.
La frase che bisogna fare la Federazione Europea, gli Stati Uniti Europei, lo si ritrova ogni tanto dappertutto, l'ha detto Rosselli, l'hanno detto tanti altri, che dopo aver detto questo immediatamente si dice adesso occupiamoci di un'altra cosa, perché poi alla fine verranno gli Stati Uniti d'Europa. Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, e intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea. E in fondo abbiamo detto, ma insomma la vera battaglia si dovrebbe fare, dovrebbe essere questa. E allora abbiamo messo su questo manifesto, ci sono due idee fondamentali. Una è, la Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta, la Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione, la linea di divisione fra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso che vorranno realizzare e quelle della conservazione, non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio. Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri nella Resistenza hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste. Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia. Abbiamo ascoltato tante voci, ma in fondo l'Europa è questo, un caleidoscopio di voci, di culture, di idee. Ma a proposito di Europa, parliamo di europei. Noi, chi siamo? Sì, è vero. Abbiamo tanti difetti. Siamo esagerati, poco attenti, troppo materialisti. Ma abbiamo anche dei pregi, innegabili. Non è stato facile arrivare fino qui. Abbiamo dovuto lottare contro oscurantismo e superstizione, in una lotta che forse non potremo mai dire conclusa. Ci hanno guidato Socrate e Platone, Spinoza e Machiavelli, Cartesio e Galilei, Voltaire e Beccaria. Abbiamo fatto errori, certo, che però abbiamo pagato duramente, amaramente, in prima persona. Ci abbiamo messo secoli per definire noi stessi. Oggi siamo così. Tecnologici, ma ancora legati alle tradizioni. Pratici, ma sognatori. Saggi, ma edonisti, amanti del bello e dell'effimero. Siamo convinti che le donne siano uguali agli uomini e che abbiano esattamente gli stessi diritti e gli stessi doveri. Crediamo nel dubbio, perché pensiamo che solo chi si fa domande possa arrivare a delle risposte. Crediamo nella ricerca continua del benessere, della conoscenza, dell'amore, perché pensiamo che il futuro sia sempre migliore del presente. Pensiamo che la libertà sia un bene assoluto, prezioso, e che si realizzi nel rispetto delle regole, e che solo la democrazia possa consentire a tutti di essere davvero cittadini. Pensiamo che alla domanda se Dio esista o no, ogni cuore debba rispondere per come sa. Pensiamo che non sia giusto uccidere, torturare, mutilare e che nemmeno lo Stato abbia il diritto di farlo. Pensiamo che, così come le merci, anche gli uomini abbiano diritto a muoversi sulla terra senza barriere, senza controlli. Pensiamo che la religione sia una bella cosa, ma che non vada mai confusa con il diritto e con la legge civile. Siamo convinti che ognuno possa vestirsi ed essere come gli pare e che tutti abbiano diritto all'istruzione. Siamo convinti che il ridere faccia buon sangue e che l'arte, soprattutto la musica, sia un dono del cielo da amare e rispettare. Certo, sbagliamo tanto, sbagliamo ancora. Non siamo migliori o peggiori della tua cultura, soltanto diversi. Ma soprattutto, non abbiamo paura. Se verrai in pace, ti accoglieremo, perché siamo convinti che le differenze arricchiscano i popoli. Ma se vuoi imporci il tuo credo, ricorda,
noi siamo così. Noi non torniamo indietro. Noi siamo europei. Abbiamo parlato di ciò che è stato, abbiamo ricordato questo 60° di un momento così importante come appunto quello della firma dei Trattati di Roma. Abbiamo anche visto quella che è la situazione di oggi in Europa, questo dibattito continuo che appunto divide in due noi europei fra chi è un europeista convinto e chi invece comincia a nutrire qualche dubbio. Noi non sappiamo ovviamente dire come sarà il futuro. L'importante è che si continui a considerare l'Europa per quello che ormai storicamente è da almeno un millennio e mezzo, cioè una casa comune. Arrivederci.